Beppe Grillo arriva al Quirinale in anticipo alle 8.40, SUV scuro a bordo i capigruppo e il fidato autista Bezzoli. Al portone dice vado dal signor presidente e mima il gesto dei soldi, scatenando una corsa all'interpretazione. Cappotto scuro, giacca e cravatta, l'incontro con Napolitano dura un'ora, clima cordiale, dicono i grillini. Il capo politico del movimento non parla con i giornalisti. Crimi e Lombardi leggono una dichiarazione. Le richieste sono nette. Incarico a un esponente del movimento per realizzare il programma 5 Stelle. Nessuna fiducia a nessun altro. Neppure, precisa Grillo in tempo reale sul blog, a governi pseudotecnici con l'ausilio di foglie di fico come grasso. Se questa richiesta non venisse accolta, il Movimento 5 Stelle come forza di opposizione chiederà la presidenza delle commissioni Copasir e Vigilanza Rai. All'uscita nel cortile del Quirinale, Grillo e i capigruppo si fanno una foto ricordo. Proprio Crimi, più tardi davanti ai senatori 5 Stelle, racconterà in modo irridente l'incontro con Napolitano. Beppe è riuscito a tenerlo abbastanza sveglio, dice lui non si è addormentato, abbiamo interloquito parecchio. PD e PDL protestano, il consigliere di Napolitano per la comunicazione Cascella fa sapere che lo stesso Grillo ha concluso l'incontro dicendo non la chiamerò più Morfeo e dice evidentemente non aveva idea di che pasta fosse Napolitano. Lo stesso Crimi poi si scusa, telefona al Quirinale e parla di frasi estrapolate. Di fatto col capo dello Stato i 5 Stelle descrivono il loro percorso politico come una rivoluzione. Grillo dice se per avere l'incarico serve una maggioranza sicura sarà per la prossima volta. Il leader 5 Stelle abbandona Roma inseguito dai cronisti verso i quali ribadisce la sua insofferenza. Finché non cambiano atteggiamento verso di me, per me non esistono. Concetto ripetuto con toni più coloriti anche dallo stesso Crimi. Nel frattempo l'annunciato incontro fra i 5 Stelle e l'ambasciatore americano Thorne sfuma, rinviato al momento alla prossima settimana.